Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, dopo la vittoria contro la Reggiana ci si alza di livello domani con il Sassuolo sicuramente come avversaria, l'affronteremo anche fuori casa, quindi insomma, sarà una partita completamente diversa. Ma sì, come ho detto, il passare il turno con la Reggiana ci dava la possibilità di affrontare una squadra importante di Serie A, perché il Sassuolo è una squadra importante che ha giocatori di grande qualità. È una squadra di qualità, Sassuolo, in tutti i suoi elementi, anche nel reparto difensivo, senza contare quelli che sono in avanti. Quindi per noi è un banco di prova importantissimo fuori casa e lo affrontiamo però con la serenità che è giusto che ci sia, nel senso che faremo il massimo per passare il turno, consapevoli che l'avversario è forte. Però abbiamo lavorato bene, siamo praticamente a parte maggiore tutti disponibili e quindi può darsi che ci sia qualche cambiamento, quindi anche per valutare situazioni nuove. Quindi è una partita che ha un'importanza alta perché mi dà la possibilità di trarre giudizi anche in altre situazioni. Ecco, nel dopogara con la Reggiana ovviamente non ci siamo sentiti, ti ha soddisfatto in pieno la gara oppure c'è qualcosa che hai detto poi ai ragazzi in settimana, qualche situazione che non ti è piaciuta? Ma la parte iniziale della partita non mi è piaciuta molto perché i ritmi erano un po' troppo bassi, però probabilmente il caldo ha influito moltissimo. Dopodiché, nel secondo tempo, ritengo che la squadra abbia accelerato, abbia fatto bene, abbia provato a giocare a calcio in maniera con idea, e questa è la cosa che più mi piace. E io l'anno scorso ero dalla parte opposta, no? Contro il Frosinone e avevamo creato molto di più rispetto alla Reggiana, eppure perdemmo uguale 3-0 perché si vedeva la forza del Frosinone. E quello che ho visto io contro una Reggiana, che la Reggiana vedrete che sarà una delle squadre più quotate del campionato di Lega Pro, la mia squadra non ha mai rischiato niente, ha impresso un ritmo e una qualità alla partita importante. Quindi la prima parte non mi ha soddisfatto, dopodiché bene, con grandissimi margini di miglioramento. Hai detto che probabilmente ci potranno essere delle variazioni, andiamo a guardare un pochino i giocatori che hai a disposizione, insomma quelli che stanno bene, se c'è qualche problema per altri. No, abbiamo ancora Giulio che però è in via di recupero, quindi potrebbe essere che settimana prossima rientri con la squadra, e per il resto è rientrato Wande a pieno ritmo con la squadra, Campora si è allenato sempre con la squadra, non c'è stata neanche gestione, quindi ha sempre lavorato ad alti ritmi come tutti gli altri. I nazionali sono rientrati tutti in buone condizioni, quindi la rosa è pressoché al completo. Pressoché al completo, sapevo Armando che arrivavi. Pressoché al completo era un assist che ti ho dato proprio clamoroso. Allora, faccio la domanda a piacere, veramente, la domanda a piacere, che gioca sulla fascia sinistra, dai. Augello. Proprio era un assist troppo bello da non dartelo. Sì, come l'hai presa questa storia? Tu da ex calciatore, perché poi voi passate in altri ruoli, avete altri incarichi, avete filosofie diverse, però da ex calciatore a volte, cioè qualche tuo collega o meno, poi parte, cioè quando uno smette di giocare, poi quando vede quello che fanno gli altri, È come poi. quando sei figlio e quando sei papà dopo, no? Esatto, Quindi esatto, è. esatto, esatto. Che idea ti sei fatta? Mi sono fatto un'idea. Allora, premetto che questo è un problema societario, nel senso che deve essere gestito dalla società. Io alleno e quindi questo è il mio compito primario. Detto questo, Francesco aveva già manifestato a suo tempo una situazione concedetemi, no, ma non mi piace usare un termine che poi dopo magari può essere interpretato, sentiva la necessità di doversi confrontare con una categoria superiore e per gran parte del mercato questa possibilità non c'è stata. Gli ultimi eventi che sono stati velocissimi,
e qualcuno può pensare gestiti bene o gestiti male, hanno fatto sì che la situazione con Migliore si incancrenisse un attimo. È capitata l'occasione di Genova e adesso non so se è una cosa ufficiale o meno, però insomma è abbastanza... Il 4, quindi. Ecco, quindi... A meno che non vada dal dietologo. Questo non lo so. Quindi la società ha mantenuto la promessa che gli aveva fatto, che era quella di andare a giocare, di dargli la possibilità di andare a giocare in Serie A, e così è stato. Poi mi fermo qui perché tutto quello che c'è stato in questi giorni, io ho la mia opinione, però è la mia opinione, sono allenatore dello Spezia, orgoglioso di essere allenatore dello Spezia, orgoglioso di allenare i giocatori che sono nello Spezia adesso, quindi mi fermo qua. Senti, ti rubo solo altri 3 secondi su, non su Migliore, ma su questa, poi parliamo della partita, perché certo. Mi sembra abbastanza ovvio. Tu sei partito praticamente dai primi anni 90 e hai fatto molti anni, ma non c'era... ai tuoi tempi, sembra un'era geologica, ma secondo me non mi ricordo più da quanto è che non gioco, quindi non c'era né l'usanza di togliersi la maglia che ha inventato Ravanelli né quella di baciare la maglia. Onestamente tu consiglieresti ai giocatori di baciare la maglia? Mai, perché purtroppo la vita è strana, no? Baci la fede e poi ti separi, quindi È un rispetto che tu, secondo me il non baciare la maglia è dare rispetto lo stesso al valore della maglia. Se tu la indossi sudandola, questa cosa che Francesco poi ha sempre fatto, attenzione, perché per quello che io ho visto da allenatore da primavera e per quello che ho visto in questi 20 giorni, adesso stiamo parlando, chiaramente l'esempio era Francesco Migliore, secondo me indossare la maglia con grande dignità, con grande orgoglio e con grande sudore, quindi professionalità, equivale a baciarla, questo è il mio pensiero, però io non ho mai baciato la maglia, eppure sono legato a delle piazze in maniera incredibile, però io sono Fabio, quindi ognuno, ho giocato con gente che ha baciato la maglia e poi è andato via, quindi non la bacerei. Parliamo della partita, il livello, hai detto bene tu, è importante, è molto alto. Molto alto. Però voi avete avuto una gradazione negli amichevoli, siete partiti da una squadra di vacanzieri, una squadra di D, poi una squadra... Perché eravamo in vacanza anche noi, esatto, fondamentalmente, quindi avevamo bisogno di trovare squadre come noi. Sembra un modo di dire, quello di agosto, che usiamo sempre, però è vero che i valori, la luce un po' si accorcia, quindi vi viene voglia di provarci? Detto chiaramente. Io questa settimana ho parlato molto poco alla squadra, ma nel discorso che gli ho fatto lunedì gli ho detto: non mi sentirete mai dire da nessuna parte d'Italia dove andremo a giocare che dobbiamo pareggiare, no, noi faremo la nostra partita, poi gli eventi, la lettura della partita ti dirà che comportamento avere. Altrimenti l'idea è quella sempre di andare dappertutto e provare a vincere, e ritengo che soprattutto in questo momento il livello è molto, il gap è molto più basso, così come lo era con la Reggiana, e infatti i risultati delle altre squadre di Lega Pro lo dimostrano, quindi noi andiamo a giocare contro il Sassuolo consapevoli della difficoltà, perderemo, faranno fatica a batterci, devono fare fatica per batterci, perché sicuramente daremo il massimo per cercare di portare a casa questa qualificazione, che sarebbe una cosa straordinaria a mio avviso, perché incontriamo una squadra che ha, pur avendo cambiato allenatore, ha una struttura sua oramai da anni, e quando incontri queste squadre è come le squadre che vengono su dal campionato di Serie D e fanno la Lega Pro, fanno sempre bene, se mantengono lo stesso gruppo fanno sempre bene. È la stessa cosa il Sassuolo, oramai è ben delineato il suo valore in Serie A e soltanto le coppe l'hanno danneggiata l'anno scorso, altrimenti ha sempre fatto campionati, perché non erano strutturati probabilmente per l'Europa League. Fabio, una battuta e una domanda. Se dovesse arrivare Lopez ti piace? E l'altra domanda, la partita di domani sera, che tipo di partita ti aspetti tatticamente? Lopez è un giocatore che abbiamo sicuramente monitorato, che stiamo monitorando,
L'idea nostra dall'inizio, ma dall'inizio mia del direttore Andrissi, è quella di non farci mai trovare impreparati. E il non farci trovare mai impreparati vuol dire lavorare tanto e vedere tanti giocatori. Lopez è un giocatore che abbiamo visto probabilmente il giorno che abbiamo firmato il contratto, perché l'idea che migliore potesse uscire c'era già, no? Quindi abbiamo fatto in modo di farci trovare pronti. Detto questo, è un giocatore che sicuramente, diciamo che è un giocatore da picco per caratteristiche, è un sanguigno, è un giocatore che ha quelle caratteristiche, magari non, adesso stiamo parlando di lui, poi magari non sarà lui. Vabbè, dai, concedetemelo, dai. Esatto. Qua, eh? Quindi forse a meno fase offensiva in teoria di Francesco, però è un giocatore che ha carisma, che ha grinta, è un giocatore da picco, quelli che sicuramente si faranno sentire se dovesse essere lui e che la gente apprezzerà. Sì, è un giocatore che abbiamo già visto da tempo. Ma sarà una partita dove il loro obiettivo è quello di far arrivare palla agli esterni, perché hanno giocatori di grandissima qualità sugli esterni, abili l'uno contro uno. Quindi dovremo cercare di far arrivare meno palloni puliti possibili in questa zona. Consapevoli che probabilmente la partita la faranno loro, perché bisogna anche a volte mettere in preventivo questo, però sapere che nel momento in cui recuperi trovi una squadra molto aperta e allora lì non c'è più la necessità di fraseggi, lì bisogna usare la strada più corta possibile per andare in porta, come diceva il buon Mondonico, vai diritto e vai a puntare la porta, perché trovi la squadra molto aperta, quindi ritengo che per qualità loro siano nei singoli, tranne le big, quella con più qualità di tutti. Mister, questa teoria che hai appena esplicitato vale per il Sassuolo, ma mi pare di capire che per te vale sempre, cioè tu vuoi uno Spezia di questo tipo, che quando recupera palla, insomma, sì, faccia me un aspetto, solo i gesti necessari ad arrivare nelle condizioni, sì, migliori in porta. Secondo me un aspetto che è emerso sabato scorso, soprattutto anche nel primo tempo, dove però faceva veramente troppo caldo, però anche nel secondo tempo è stata la voglia della squadra di recuperare palla appena persa. E se rivedete la partita vi potete rendere conto, l'input che io do e che oramai i giocatori hanno abbastanza consolidato dentro è quello che chi perde palla deve essere il primo che va a recuperarla, perché deve dare un segnale a tutta la squadra, e questo fa sì che tu possa essere aggressivo e poter ripartire velocemente, che poi è l'arma secondo me più giusta per andare a fare gol. Tra quest'anno, tra migliore, forte, non so mai, vai forte, non va bene, migliore non va bene. Uno l'abbiamo, ecco, via. Tu cosa consiglieresti in fede, al di là del fatto che un tuo giocatore ha uno come Candela, insomma, qui si aprono le porte anche magari di un club prestigioso e d'altra parte invece ha la possibilità, magari rimanendo qua, di esordi, l'ha già fatto l'esordio, insomma, di trovare spazio, come è stato per esempio per Maggiore l'anno scorso, favorito anche da una serie di infortuni ovviamente, ma insomma tu sei uno di quelli che ai giovani è sempre dato fiducia nel momento in cui hai visto qualcosa in allenamento. Ma consigli, a me hanno insegnato sempre di non avere fretta, e chi salta step rischia poi di tornare indietro in maniera pesante. Quindi Antonio è un ragazzo del 2000, è un ragazzo giovane
che chi si allena in pianta stabile in prima squadra e chi ha dimostrato di poter stare ad allenarsi in pianta stabile con la prima squadra. È chiaro che se Candela, così come Corvo, così come Benedetti, così come posso farvi altri 10 nomi di primavera perché tanto li conosco, hanno la smania di dover giocare titolare in Serie B all'età di mia figlia, a 17 anni, e allora è giusto che facciano altre scelte. Secondo me l'allenarsi con la prima squadra, l'allenarsi con giocatori come possono essere Piccolo, Granoce, Sciaudone, e parlo Gianni, e parlo dei più esperti, Capelli, è già crescita. Vivere lo spogliatoio e sentire come parlano, perché poi io ho un gruppo che ha sale in zucca, quindi quando parla bene. Mi sono dedicato di Terzi, voglio dire che sta lavorando in maniera straordinaria per lui, per me e per la squadra, quindi l'ascoltare questi giocatori è già crescita. Poi dopo ognuno è figlio delle proprie scelte, le proprie scelte sono figlie magari di confronti con i genitori, col procuratore, anche se poi il procuratore fa gli interessi sì del giocatore ma suoi. Io dico che l'unico che fa gli interessi del giocatore sono sempre i familiari, quelli che sono, che sentono eventualmente la necessità di fargli fare degli step diversi. Però è una decisione, a parte che poi a quanto ne so siamo abbastanza fermi su tutto, quindi Candela in questo momento probabilmente inaspettatamente ha fatto l'esordio, inaspettatamente, non se l'aspettava, ho ritenuto giusto farglielo fare, era la partita, era la situazione ideale, e non è detto che non capiti anche per altri. Quindi, come hai detto te, questo grande timore di far giocare i giovani non ce l'ho, quindi vedremo. Niente, direi che abbiamo detto tutto. L'unica cosa che volevo ancora chiederti è sul discorso di questa gara dal punto di vista di come vedi la tua squadra, anche come brillantezza fisica, visto che siamo nella preparazione, quindi il campionato manca ancora 2 settimane, è migliorata ancora rispetto alla Reggiana, insomma come vedi da questo punto di vista la tua squadra? Siamo allenati, io ho la mia idea di allenamento, no? Che quindi è un'idea di un allenamento continuo, non ci sono in base al momento vado piano, vado forte. La squadra si deve allenare, ci sono i giorni per andare forte, i giorni per andare meno forte. Chiaro, più mi avvicino alla partita, più l'impegno ufficiale, se l'impegno ufficiale, chiaramente, quando ci sono i 3 punti devi anche pensare a una condizione ottimale, quando non ci sono i 3 punti non mi interessa. E quindi la mia preparazione è continuata in maniera normale, la squadra sta incrementando condizione giorno dopo giorno. Stiamo, e di questo ringrazio il settore giovanile, sfruttando la primavera, perché spesso e volentieri sto rubando giornate di allenamento alla primavera a mister Corallo, e quindi lo ringrazio per questo, perché spesso li abbiamo chiamati in causa, e così faremo anche domenica, per avere un minutaggio totale anche con chi gioca meno, in modo tale che tutti siano pronti. Quindi ritengo che la nostra preparazione debba andare avanti per migliorare in modo crescente fino all'inizio del campionato, però la squadra sta bene. Se gli chiedi a loro come stanno martedì e mercoledì ti dicono sicuramente malissimo, oggi, ieri già meglio. Ultimissima cosa, per quanto riguarda la prima gara hai fatto giocare due punte, diciamo due prime punte, perché entrambi sì che possono fare anche la seconda, però sono due prime punte. Ecco, questa gara che c'è magari un po' di più di contropiede, potresti pensare a un piccolo all'inizio, non so. Antonio sta molto bene, come stava bene settimana scorsa, quindi potrebbe essere lui uno dei cambi che vi ho detto prima, ma perché ha questa capacità di lavorare tra le linee e magari con un passaggio in più per riuscire a innescare questi quinti per poter arrivare al cross. Vediamo, ci sto pensando,
però potrebbe essere, anche se Granoce è forte, hanno fatto una buona partita, considerando che Pablo non stava benissimo perché veniva tre giorni di torcicollo, quindi potrebbe essere che ripeta questa idea, oppure vediamo, questa soluzione, oppure vediamo, non lo so. Grazie. Grazie a voi.